Hai deciso che finalmente da lunedì ti metti a dieta. Beh, certo, lunedì perché è sempre da lunedì che si inizia a fare le diete, ma un dubbio, quale dieta? Beh, quale dieta lo vedremo più avanti nelle prossime puntate, ma a me interessa adesso dirti quali sono le diete che sono sostanzialmente scorrette, le diete che non ti fanno dimagrire, le diete che inceppano il momento importante della perdita di grasso. Perché noi sappiamo che dobbiamo perdere grasso, ma ci sono tanti, tanti, tanti problemi che possono insorgere e che ci possono bloccare il dimagrimento. Lo vediamo in questa puntata dopo la sigla. Ed eccoci quindi a parlare delle diete dimagranti scorrette. Allora, prima di parlare delle diete scorrette, vi parlo della grande differenza che provoca un equivoco, secondo me, epocale, cioè un equivoco che è il papà di tutti gli equivoci, è che bisogna distinguere tra la normale dieta nutrizionale, cioè la dieta per mantenersi in buona salute, ma che serve solo a questo, e per esempio una normalissima alimentazione per stare in buona salute è la dieta mediterranea oppure la dieta per i celiaci, che sono delle persone che hanno delle particolari esigenze, le diete nutrizionali in genere. Ecco, bisogna distinguere queste diete, che sono delle diete per stare in buona salute, dalle diete dimagranti, che sono appunto delle terapie. Quindi il grande equivoco è che molte persone, che ovviamente non hanno la consapevolezza, non sono degli specialisti, è per questo che io consiglio sempre comunque di avere l'indicazione del medico specialista al tipo di alimentazione, al tipo di dieta, perché è lo specialista che decide se darti una dieta perché hai bisogno semplicemente di alimentarti in un modo corretto, oppure se hai bisogno invece di una particolare dieta, che è la dieta dimagrante, che serve a bruciare grassi, eliminare grassi in eccesso, e questo lo fa perché è lì la cura, il fatto di perdere il grasso in eccesso. E quindi perdere grasso in eccesso vuol dire che fare una terapia dimagrante, una dieta dimagrante anche veloce, anche che permetta di mantenere il tono muscolare, il tono della pelle e che nel tempo serva a mantenere il peso perso, ecco che questa è una cosa completamente diversa. Come dire, ho bisogno di andare a Milano tutti i giorni, mi prendo la 500, oppure ho bisogno di andare a fare una gara di Formula 1 e mi prendo la Ferrari di Formula 1. Ecco, la terapia, la dieta dimagrante è una cosa completamente diversa dalla classica dieta nutrizionale, quella che serve a nutrirsi nel modo corretto. Sono delle cose diverse, hanno delle finalità diverse. Io dico sempre che all'inizio si fa la terapia dimagrante e poi si conclude il percorso con una buona nutrizione per tutta la vita. Detto questo, quali sono le diete che sono non corrette? La prima è, e qui ci saranno delle persone che non saranno d'accordo, però nella mia esperienza vedo che la classica dieta conosciuta da 50 anni, dimagrante, dieta dimagrante ipocalorica bilanciata, è una terapia che funziona male. Funziona male non perché nasca male, ma perché è difficilissima da gestire. È una terapia dimagrante dove bisogna pesare tutto, che annoia nel tempo velocemente, che non è veloce e che quindi comporta un assestamento del metabolismo e quindi un blocco dell'effetto di questa dieta nel tempo, e perché è necessita di un'attività fisica elevata, molto frequente, difficile da gestire per chi deve andare a lavorare o ha delle attività. E quindi ecco che è una terapia dimagrante che viene fatta, non è scorretta lei,
Ok, ma viene fatta spesso in un modo che la fa diventare scorretta. L'unica dieta dimagrante che si è fatta per 40 anni e i risultati li vediamo, cioè siamo molto più grassi di prima e quindi vuol dire che questa dieta dimagrante non è stata gestita al meglio. Poi un altro gruppo di diete dimagranti che sono sbagliate, scorrette, sono quelle commerciali, cioè le famose diete nelle quali ti danno spesso e volentieri dei prodotti con dentro delle miscele, delle tisane di erbe, che non sono altro che delle tisane che contengono delle sostanze anche erbali, ma che sono comunque farmacologiche, perché voi sapete benissimo che le erbe comunque con certi dosaggi diventano molto simili a dei farmaci, quindi possono stimolare la tiroide oppure possono far urinare troppo e quindi possono dare disturbi e sono disturbi che non sono gestiti dal medico, sono disturbi che sono gestiti da voi a casa, quindi possono essere anche pericolose. Vanno a stimolare la tiroide, quindi possono provocare delle palpitazioni oppure addirittura degli ipertiroidismi. Possono far urinare troppo, quindi provocare degli abbassamenti di pressione, giramenti di testa. Quindi queste cose sono sbagliate perché devono essere gestite comunque da un professionista. E poi anche le varie diete dimagranti con degli integratori in pastiglie o in capsule che vengono somministrati insieme alla dieta da persone che non hanno la qualifica per dare queste terapie. Perché sono, ripeto, come abbiamo detto per le erbe prima, per le tisane prima, sono comunque dei prodotti che sono a base di fitocomposti, che oltretutto spesso e volentieri non si sa neanche da dove arrivino, perché se le vai a prendere in una farmacia, parafarmacia, un'erboristeria, queste cose hanno una provenienza sicura, ma attraverso altri canali non si conosce. E quindi anche in questo caso parlare di prodotti naturali diventa un qualche cosa di errato, perché il prodotto naturale fa sempre bene, mentre invece anche i prodotti erbali, nonostante siano naturali, hanno degli effetti collaterali, anche molto seri nel tempo. Un altro tipo di diete sono le diete dei libri. Le diete dei libri, cioè le diete nelle quali, no? Come nel mio libro dove io, Mai più grassi, dove spiego un metodo dimagrante, ma assolutamente consiglio di farlo insieme al tuo specialista, che questa è una cosa di completamente diversa, ma diete che pretendono, diete dimagranti che pretendono di farti dimagrire seguendo un programma specifico che ti insegnano su quel libro. In pratica è un libro dimagrante. È assurdo questo perché ovviamente come puoi pensare di dimagrire come dimagrisce una persona che è completamente l'opposto di quello che sei tu, uomini, donne, perdere 30 kg, perderne 2, chi è iperteso, chi è diabetico, chi è cardiopatico, cioè qua si sta parlando di salute e la salute non si può vendere su un libro, si possono proporre dei programmi terapeutici da fare in un certo modo, da chiedere al proprio medico se è consentita la cosa, ma assolutamente non avere la pretesa di partire dalla A e finire con la Z un regime dimagrante. Ecco, queste sono le cose molto molto importanti che quindi comportano certo ovviamente il fallimento prima o poi del tuo programma dimagrante, ma anche un forte pericolo, quindi problemi di efficacia, ma soprattutto anche di salute. Ci vediamo presto.